Vediamo che abbiamo qui. Oh, ragazzi, ma che carini! Davvero spettacolare! Leggere i vostri commenti mi fa venire voglia di pensare a tante altre nuove creazioni. Qualcuno ha detto creazioni? Forse mi sto perdendo qualcosa di interessante. Stavo solo ringraziando i nostri spettatori per i loro adorabili commenti. Vuoi aggiungere qualcosa, Sammy? In realtà adoro leggere i vostri commenti proprio come Sue. Mi dispiace di non riuscire a rispondere a tutti perché sono sempre impegnato a fare qualche danno. Ah, che cosa hai in mente questa volta, dottor Maligno? Che ci fa qui il telecomando? Non funziona! No, ma non è possibile. Oggi il segnale era buono. Che funziona sulle mie macchine? L'ho visto alla TV! Controllavo le auto con questo stesso telecomando! Mi spiace, ma non ti seguo, Sammy. Sai, ogni macchinina telecomandata ha il proprio telecomando. Quindi non posso giocare con la macchina senza un telecomando speciale. Ah, non preoccuparti. Costruiremo una macchina con un suo telecomando. Davvero? Che stiamo aspettando? Cominciamo! Ciao a tutti! Oggi abbiamo deciso di realizzare una macchina radiocomandata con un suo telecomando. Unitevi a noi e date un'occhiata ai colori che il designer Sam ha scelto! Il Gran Maestro ha scelto questi meravigliosi colori, ma voi ovviamente potete utilizzare i colori che preferite. Usate la vostra immaginazione. Ehi, Sue, che stai facendo? Sto facendo la scocca della macchina. E adesso? Sto incollando la seconda parte della scocca. Perché me lo chiedi? Continua, sono solo curioso. Vabbè. Adesso finiremo di realizzare la scocca. Urrà! Abbiamo bisogno di 3 siringhe come questa. Le ho trasformate in 3 tubi che terranno tutto insieme. Ehi, Sue, adesso che stai facendo? Mi assicuro che sia tutto al suo posto. Qui dobbiamo inserire i tubi. Per favore fate attenzione perché dobbiamo lasciare un po' di spazio tra di essi. Sue, invece adesso che fai? Scusami. Sì, che c'è? Sammy, stavi controllando se lavoravo e ti sei addormentato, ma che combini? Volevo solo vedere com'era essere il capo. E quindi com'è? Di comandare. Ascolta, signor capo, perché non tagli le ruote per la macchinina? Sarebbe di grande aiuto. Ah, ma non è quello che avevo in mente io, uffa. Hai fatto un ottimo lavoro, Sammy. Penso di aver fallito, non sono un bravo capo. Davvero, e perché? Perché ho tagliato le ruote da solo, mentre un buon capo non dovrebbe fare niente da solo. Oh, Sammy, un buon leader non è colui che dà soltanto degli ordini, ma colui che supporta la propria squadra verso la strada del successo, con parole e fatti. Davvero? Quindi significa che sono un buon leader? Penso di sì. Mi piace lavorare con te, Sammy. Grazie, signori e signori. Prometto di continuare. Ehi, signor celebrità, ho bisogno del tuo aiuto adesso. Arrivo. Cercavi questi? Oh, grazie, Sammy. Penso che un buon leader sia colui che dà sempre sostegno alla propria squadra. Ottima osservazione, Sue. Sono curioso di sapere che cosa ne pensano i nostri spettatori. Wow, bella domanda, Sammy. Chiediamoglielo. Ragazzi, chi pensate che sia il miglior leader e quali qualità deve avere? Scrivete nei commenti. No, non vedo l'ora di leggere le loro risposte. Finiamo tutto per bene. E adesso la parte più interessante. Guardate! Che stai facendo? Fammi vedere! Wow! È uno pneumatico! Ecco cos'è! Sarà la Jeep! Una Jeep, ragazzi! Non sono sicura che la nostra macchina possa andare fuori strada, ma sì, faremo delle ruote molto potenti. Ah, non vedo l'ora di provarla, accidenti! Oh, anch'io! Il tocco finale. Adoro disegnare con questa pistola a caldo, anche se non è poi così facile. Ed ecco le nostre bellissime ruote. 3 moti! La Jeep più potente qui su YouTube sta finalmente arrivando!
E continuiamo a lavorare sulle ruote della nostra macchinina. Guardate, questa cosa piano piano sta diventando una vera macchina! Ecco, solo un po' di attenzione e... fatto! Sembra veramente una macchina! Posso farti un giro? Dai, sì! Temo di no! Adesso arriva la parte tecnologica! Ricordate che dovevamo lasciare dello spazio tra i tubi? È per questo! Si adatta perfettamente! Abbiamo anche bisogno di molti di questi, vedete? Wow, sono così piccoli! Ma sono fatti proprio come quelli grandi! Sai, sì, ho pensato a una cosa che ti riguarda! Che cosa? Sei un vero meccanico! Nessuno mi aveva mai chiamata così! Dovrei aprire un'officina? No, meglio di no, altrimenti non avrei tempo per le nostre creazioni! Ok, va bene! Allora farò soltanto finta di essere un meccanico! E ora il motore! E adesso la mia parte preferita! Cominciamo con il motore! Forse qui sarà meglio chiedere a un adulto di aiutarvi, ragazzi! Meno male che Siu a me! Mi assicuro sempre che stia attenta con gli strumenti! E lo devo fare adesso! Stai attenta, Siu, ti osservo, sai? Fai la brava! Oh, grazie, Sammy! Che cosa farei senza di te? Penso che saresti molto triste! Ma era una domanda retorica, Sammy! Non serviva che rispondessi! Adesso dobbiamo incollare per bene i fili! Altrimenti si staccheranno! Ok... Perfetto! E il meccanico Siu ha compiuto la sua missione! Stavo pensando... Sì, Sammy? Se sei un meccanico, vuol dire che io sono un guidatore? Ah, penso che si chiamino piloti. Ho fatto dei tagli sul tetto dell'auto con un taglierino. Aspetta, esistono corsi automobilistiche radiocomandati? Sì, e ci sono anche dei premi in palio. Oh, sembra proprio che avrò un nuovo hobby! Quindi adesso sei un pilota? E perché no, scusa? Perfetto! Fai soltanto attenzione, pilota! Dovresti prendere un casco o qualcosa di simile, sai? Signore e signori, state per assistere alla nascita di una nuova stella delle corse automobilistiche radiocomandate! E voi potete aiutarmi mettendo un mi piace, Sussu! Sei adorabile, Sammy! Nel frattempo, la nostra macchinina è quasi pronta! Stiamo aspettando, iniziamo subito! Non così veloce, pilota! Vai troppo di corsa per i miei gusti! Sì, ormai sono proprio partito, Siu! Dobbiamo creare il telecomando! O pensavi che la macchinina fosse comandata da una radio? Beh, torno tra un secondo! Stai lavorando da così tanto tempo, Siu! Ho anche avuto il tempo di scrivere una canzone! Allora ascolterò la tua canzone ben volentieri. Ogni filo ha bisogno di un amico. Ogni filo non è mai solo. Qualcuno mi aiuti. Ogni filo non è solo. La 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 la. Sì, Sammy, sembra che le tue canzoni siano molto fantasiose. Non capisci niente di musica, Siu! È un capolavoro! Ascolta! Ogni filo ha bisogno di un amico. Spero che Sam dimenticherà questa canzone quando tutto sarà pronto. Non ci contare troppo, sarà un successo! Presto tutto il mondo canterà questa canzone! O almeno il mondo dei fili! Capito, è inutile discutere! Guarda che bel telecomando che abbiamo qui! Capito, Siu, ma quando proveremo la nostra nuova invenzione non posso... voglio dire, i nostri spettatori non possono mica aspettare così a lungo! E pronta, Sammy? Controlliamo! Si muove, si muove! Ce l'abbiamo fatta! Voglio provare anche io, Siu! Dai, Sammy, provaci! Avanti, indietro... Così! Sammy, sei davvero un ottimo pilota! Dici di testarla all'aperto? Andiamo! Bene, bene, facciamo un test drive sulla Jeep! La 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 la. Così! Ah, guarda, Siu, ma che spettacolo!
Woohoo! Ah, sono bravissimo, guarda! È ora di salutarvi, ragazzi! Dovrò firmare tanti autografi per i miei fan. Divertitevi e iscrivetevi al canale. Ciao, a presto!